di viaggi che abbiamo fatto quest'estate per incontrare persone, diciamo i protagonisti in particolare del gusto nella zona più a ovest della Sardegna. Siamo andati a trovare sia produttori di vino ma anche produttori di cibo, salumi e formaggi, ma diciamo non raccontiamo troppo perché vogliamo il nostro servizio e poi dopo ci vediamo noi con la fine della puntata alla prossima settimana. Arrivederci, ciao! Siamo arrivati qua in Sardegna per scoprire questa bellissima isola fatta di vini, di sapori, di cibo, ma tante altre cose da vedere. Venite con noi in questo tour e innanzitutto prendiamo prima la macchina, poi iniziamo il nostro tour. Buongiorno amici Assaggi di Vini, siamo ad Alghero. Oggi è domenica, andiamo a visitare un paio di posti naturalistici e poi proveremo qualcosa di tipico sardo, una vera esperienza culinaria. Cioè, senza la pigrizia non staremo qua. Non saremmo vivi. Siamo a Capocaccia, l'intento è di visitare le grotte di Nettuno, che sono delle grotte a cui si può accedere tramite o traghetto o sono con una grande scalinata che dicono che fa una certa impressione. Pensavamo che il biglietto fosse gratuito, in realtà si paga. Dopo aver fatto una grande scalinata, il biglietto costa 13 euro. Ecco qua. Sono arrivato a Ittirio per trovare un agriturismo che mi hanno suggerito in aereo. Si chiama Suricreo, che sarebbe l'ombra dove si mettono appunto le pecore per essere monte. Questo si chiama Mariposa, ma in realtà è appunto un cannellone fatto di crespelle con appunto formaggio. E qui si gioca sul serio, il vero porcello sardo. E anche per cena, andiamo a visitare una spiaggia, si chiama spiaggia di Portoferro. Per andare a trovare una cantina che sta facendo un ottimo lavoro sulla riscoperta di vitigni sardi e si chiama appunto Quarto Moro. Mi aspettano 2 ore di macchina. Maturazione, ma quest'anno abbiamo fatto per la prima volta anche noi, abbiamo se Il pochissime bottiglie Nasco. in Nasco che abbiamo vendemmiato la settimana scorsa e anche in questo caso abbiamo preso un affitto da un amico viticoltore che è una vigna che ha già 30 anni e che ci permette di avere un'altra delle nostre tappe dell'Atlante dei vini. Faccio sempre un riferimento io non sarei mai andato da Via da Sant'Adi, che è una cantina sociale. Purtroppo le persone no, non mi sono piaciute nel momento in cui il tutto si sviluppava e tutto cresceva, si vedono lì le persone, è il momento quasi più difficile, no? Di successo ma nella difficoltà. E sviluppai un'azienda che si chiama Mesa, che è una bella realtà dove c'è un grafico pubblicitario che non sa. Ecco, quello era il mio progetto sociale per il Sulcis, il mio
il mio apporto, quasi un regalo, perché vedevo un'alternativa alla cantina di Sant'Adi che aveva degli obiettivi quasi raggiunti, quasi superati. E invece la il Surgis, che purtroppo io ho terminato questo rapporto, questa collaborazione con questa cantina, ed è venuto meno un progetto che avevo di sviluppo del territorio. Diciamo, l'universo Porto Moro si declina in quattro gamme di vino. Le bollicine le abbiamo appena assaggiate, il metodo classico e il rifermentato, il frizzante sui lieviti. Poi entriamo nella gamma Orlu. La gamma Orlu, diciamo che è rappresentata dai nostri vigneti più giovani. Abbiamo il Vermentino, abbiamo un Vermentino che siamo un anno dopo, che facciamo uscire in controtendenza rispetto a quello d'annata, con una maturità un po' più pronunciata, e poi abbiamo una raccolta diversa per quella per l'anno dopo, o c'è un po' più tardiva, o la stessa momento? Diciamo, c'è più una maturazione in acciaio e vetro, okay. Rispetto all'altro, al precedente. C'è un Cannonau, sempre d'annata, e una vernace sulle bucce che ti farò assaggiare di seguito. Sono tutti vini che si caratterizzano per avere un frutto, una bevibilità e una freschezza abbastanza pronunciata. Poi entreremo nella linea Memorie di Vite, che sono progetti legati da un vitigno a un territorio particolare, e poi c'è il progetto Intrecci di Vite, dove si riservano le uve migliori per creare il vino più longevo possibile. Questo in sintesi. Siamo in località Isbarzus, vicino ad Arborea, per incontrare un'altra eccellenza del punto del territorio, che è un Monte Arci. Presenti io, mia moglie, che è poi praticamente la figlia, e mio cognato. Ah, ok. E quindi siamo tre soci. Okay. E quindi è tanti anni che siete... Adesso siamo aperti a malapena da 4 anni. Abbiamo riaperto da 4 anni. Da 4 anni. La storia è sempre la stessa, perché la tradizione non cambia. Certo, no, chiaro. Sì. Comunque le ricette sono sempre quelle. Siamo tutti giovanissimi. Chi sta giù, chi lavora in produzione, chi lavora in confezionamento, quindi... Il Natale, i prosciutti sono già tutti fatti ritirarsi, poi faremo pancettone, pancetta, coppe, diciamo questa è la zona dove è italiano. Questa sembra grande, ma da qua a 40 giorni ne rimane la metà. Quindi contrariamente a questa qua che vedi, c'è il macchinario che ti dicevo prima, che la clipa, questa è tagliata a mano, vedi, non è clippata. Sì. E praticamente c'è il segreto, è che questa qua quando si asciuga, il budello si chiude in automatico. Ah. Perché questa è la prima fase della stagionatura. Cioè, e la muffa fa sì che riesce a disidratare un po'... la muffa sa identificare, per dirlo in parole povere, l'umidità relativa del prodotto che da dentro esce fuori. Ok. E quindi praticamente si diventa muffa appunto perché venendo fuori, esatto. Con tutte le spore, sì, eccetera, esatto. Si sviluppa. Ci sono i microorganismi che praticamente creano la muffa. La procileia e i maiali non venivano pagati, però succede che io allora ho fatto un po' di salsiccia in casa, senza nessun... e l'ho fatto assaggiare ai miei colleghi, a me... E questi colleghi hanno detto buona la salsiccia, e io ho detto vabbè, allora mettiamo su un piccolo laboratorio. Ho messo su un piccolo laboratorio, la salsiccia è andata alla grande, da lì abbiamo aumentato sempre, ampliato sempre, e quindi mi è piaciuto anche fare diversificare certe cose. E poi la passione mia è sempre stata a vendere, però la salsiccia so farla da quando ero piccola, perché mia madre ammazzava, mio padre ammazzava 3-4 quindi la si fa fare da quando ero piccola. Ma cosa sta riprendendo? Stava riprendendo. Sì, certo. Molto alto. Teniamo il latte al refrigeratore, una volta ogni 2 giorni lo lavoriamo. La pecora è già
ha selezionato una tipologia di pecora particolare. Non pecora sarda, che riteniamo che sia la migliore per la produzione di latte. Sono comunque allevate completamente allo stato brado, non sono stabulazione fissa. Qui la mattina presto vengono mute, alle 6 di mattina. Okay. Inizia la mungitura per la prima mungitura del giorno. Chi ti sei te a farla? No? La fa mio padre. Ok, la mio prima. Fa la mungitura. Noi invece ci occupiamo del caseificio. Ok. Noi siamo in caseificio perché a quell'ora incomincia anche la lavorazione in caseificio. Perché lo termizziamo ad una temperatura abbastanza blanda, diciamo che può arrivare dai 57 ai 60 gradi. Ok, ok. Lo termizziamo. Per fare questo processo di termizzazione naturalmente devi prima riscaldare il latte, una volta che è arrivato a quella temperatura devi raffreddarlo nuovamente fino alla temperatura di 36-37 gradi, più o meno, dipende dal tipo di lavorazione che poi vogliamo fare. Okay. Si attende poi un'altra mezz'ora, tre quarti d'ora, sempre a seconda del prodotto che vuoi fare, perché cagli, ci si aggiunge o il latte innesto, o il siero innesto, comunque sono i fermenti attivi che vanno a rinvigorire quella flora batterica che magari possiamo avere abbattuto un pochino. Allora bisogna aspettare che agisca quella, che cagli il prodotto. Una volta cagliato il prodotto viene una sorta di butta cagliata, allora noi solitamente la rompiamo con uno spino tutto a mano, perché i macchinari che abbiamo sono piccoli. A seconda della tipologia di formaggio che vogliamo fare, rompiamo la cagliata a grani grossi, a grani fini, insomma tutto dipende dal prodotto che vogliamo tirare fuori. Parecchi di prodotti, perché abbiamo tentato di diversificare quella che era la nostra offerta. Quindi dopo il prodotto più fresco, dalla ricotta alla ricotta stagionata, sì, al fiore. Il fiore sardo, proprio il fiore sardo non lo facciamo. Pensavo. Quello che è il vero fiore sardo. Il vero fiore sardo andrebbe affumicato, È un prodotto anche abbastanza salato e sì, poi non può essere venduto prima dei 6 mesi. Okay. Il fiore sardo, perché ha bisogno di una certa stagionatura, dovrebbe essere fatto al latte crudo. Ok. Quello vero. Quello vero. Okay. Ripeto, noi siccome termizziamo non sarebbe un fiore sardo. Sì. Il pecorino romano invece, vabbè, quella è un'antica ricetta che deriva da... Quella ricetta ce la diedero proprio i laziali a noi, quando il nostro latte era talmente tanto e il Lazio avevano bisogno di formaggine, ci hanno dato la ricetta, fateci questo formaggio, e abbiamo iniziato a fare formaggio per il Lazio, per la Toscana. Comunque diciamo che qua in Sardegna non tanto va, perché siamo abituati a mangiare il classico pecorino sardo. Il pecorino romano lo reputiamo quasi come una... come posso dirti, come un prodotto che non ci appartiene. Buongiorno amici assaggi di vini, questa mattina siamo nel parco archeologico di Santa Cristina per vedere innanzitutto dei resti nuragici e nuragici. Ci sono all'interno dei cortili, ci sono i pozzi all'interno, quindi strutture autosufficienti si potrebbe dire, no? Effettivamente all'interno i nuraghi è possibile resistere anche ad un assedio lungo, c'è tanto spazio anche per la comunità, oltre che per accumulare cibo, e poi c'è l'acqua che è decisiva. Sottolineati, il tempio si conserva così bene perché per noi ha una storia molto recente, è stato scavato solo nel 1967. Guardate come sono lavorati i blocchi, guardate come sono incastrati a secco. Che ha una geometria e una perfezione costruttiva che non ha confronti con i siti nuragici che ci sono un po' in tutta la Sardegna. Il vinicolo Tiro Conti nasce nel 1898, è una delle aziende vinicole più antiche qua in Sardegna, e nasce col lavoro del signor Salvatore Contini, che è diciamo, il capostipite della dinastia di Contini, che inizia a produrre vini in questo territorio utilizzando le due uve che trova presenti nel territorio in maniera autoctona, che sono l'uva vernaccia, conosciuta probabilmente per la vernaccia di Oristano Doc, che è la prima denominazione di origine contata qua in Sardegna, e poi con l'uva Niedera. La Niedera è un vitigno prettamente autoctono, un vitigno a bacca rossa, un vitigno che troviamo ormai diffuso praticamente solo in provincia di Oristano. Diciamo che il Sinis, la valle del fiume Tirso, sono caratterizzate dalla massiccia presenza del vitigno vernaccia e del vitigno Niedera.
è ciò che un po' continua a fare questa azienda, cercando di vinificarle, di creare dei prodotti che possano incontrare il gusto del consumatore moderno. Vanno a ricercare dei vini un po' più freschi, un po' più puliti, un po' più puliti, un po' più beverini, anche un po' più facili da bere. La Vernaccia è un vino che produce anche gradi, caspita, assolutamente. Stiamo parlando di un vino a carattere ossidativo, un vino che ci ricorda gli sherry, gli jerez spagnoli. Un vino che tra l'altro ci troviamo nella sala in cui abbiamo l'affinamento del vino Vernaccia, un vino che viene vinificato in bianco e poi viene messo ad affinare in delle botti che fanno passare un pochettino di aria, hanno dell'aria all'interno, la botte non è piena, quindi la presenza dell'ossigeno all'interno della botte, unita alla costante escursione termica che abbiamo nei locali nella quale il vino Vernaccia affina, fa sì che all'interno del vino si sviluppino dei lieviti, che sono i lieviti flor, gli stessi presenti in Andalusia, nello Jerez, che diciamo che si palesano sulla superficie del vino sotto forma di microscopiche isole che possono essere notate solamente attraverso il microscopio, che vanno via via moltiplicandosi fino a creare una sorta di vero e proprio velo, come una pellicola che si forma sulla superficie, che ha diciamo una duplice funzione, serve a diciamo a preservare il vino da una cattiva ossidazione e a fungere quasi da membrana osmotica, permette quindi la traspirazione delle molecole di acqua all'esterno del vino e tiene intrappolate quelle di alcol. Avremo quindi una gradazione alcolica che andrà a salire per concentrazione. Siamo arrivati alla famosa spiaggia di Isauritas, famosa perché si compone la sua sabbia di elementi di quarzite. Noi già inerbiamo in maniera naturale i vigneti, però adesso vogliamo fare proprio delle prove di inerbimento selettivo, cioè proprio come dicevi tu, utilizzare delle specie magari leguminose. Oppure della senape piuttosto che delle brassicacee che hanno un buon rapporto carbonio quando vengono sovesciate, il favino, pianta che diciamo comunque colture che possono essere utilizzate per arricchire il suono, no? In qualche modo. Già è stato fatto così, qua prima dell'impianto, per due anni successivi si è stato coltivato il favino. E quindi con la tecnica del suo siamo andati ad arricchire un po' in azoto, ma soprattutto in sostanza organica del suono, no? Per un po' i due elementi carenti insieme al calcio che appunto ci facciamo aiutare dalla tecnologia, facciamo le analisi. Sappiamo nel terreno che cosa manca. Qui come acqua ce l'hai presente? Qua è tutto servito dal consorzio di bonifica, quindi abbiamo un impianto di irrigazione in pressione, infatti lì in fondo se vedi c'è quel torrino. Sì, torrino, sì, pezzometrico, esatto. Da lì l'acqua viene spinta e servita tra le 3 e le 4 atmosfere sulle boccale dei campi. Qui abbiamo scelto di fare un impianto di irrigazione molto particolare, è un impianto di irrigazione a sub-irrigazione, quindi è tutto posto sotto il terreno, vicino alle piante, in modo tale che abbiamo un risparmio in termini di acqua, ma soprattutto abbiamo una grande, diciamo così, una riduzione dell'impatto dell'irrigazione contro l'azione, diciamo così, di favoritismi verso le malattie, no? Quindi per un ospro idio, cioè andiamo a non creare quei microambienti umidi durante l'irrigazione che poi possono portare le malattie. È una bella scommessa. Una scommessa. Ah sì, no, sì. Bella scommessa anche perché poi non so quanto possa venirti a costare una cosa, nel senso ha detto una roba. Perché è un vigneto moderno. Un vigneto di questo tipo, così come lo stiamo concependo, ha dei costi che si aggirano tra i 40 e i 45 mila euro. Esatto, una volta che lo fai lo devi fare bene, perché esatto, nel tempo, quindi. Soprattutto in questi impianti diciamo di irrigazione a scomparsa, dove non vedi più niente, leggono tutte le macchine, leggono tutto quanto i sensori, quindi devi per forza avere un buon rapporto tecnologico. Naturalmente più grande la superficie e le economie di scala sono migliori. Per della
sì, 40, dipende dagli anni. Poi una volta che raggiunge il giusto grado di appassimento viene pressata, si ottiene il mosto, questo mosto inizia la fermentazione naturale che porta a un vino dolce. È stato dimostrato che praticamente il vitigno Vernaccio di Oristano deriva direttamente dalla selezione della vitis vinifera selvatica, cioè proprio per selezione massale i nuragici iniziano con la costruzione delle case, quindi diventano da nomadi, l'uomo nomade diventa contadino in qualche modo, sedentario, e inizia a imprimere le mani su piante, animali e inizia a creare le varietà e le razze. Proprio una ricerca scientifica condotta a Saosa, qui a Torre Grande, ha permesso di dimostrare questo, perché all'interno di un pozzo nuragico sono stati ritrovati a varie stratificazioni dei vinaciuli. È stato possibile, grazie a questa equipe di archeobotanici di Cagliari, stabilire che in circa 400 anni l'uomo dei nuraghi ha iniziato a selezionare la vite, e in questo territorio è nato il vitigno Vernaccio di Oristano. Tre meccanismi: uno biologico, uno chimico e uno fisico. Questa botte ci aiuta veramente a capirli tutti quanti, perché li possiamo vedere con gli occhi e capirli realmente. Quello microbiologico l'abbiamo detto, quindi al termine della fermentazione alcolica il lievito risale la superficie del vino, forma un biofilm di lieviti flor, e in questa fase i lieviti mangiano alcol e producono frazioni aromatiche. Questo non basta però. La seconda fase è quella fisica, no? È dettata da un processo che si chiama evaporazione, cioè il proprio, e qui entra in gioco perché si usa la botte, no? E non una vasca d'acciaio per fare questi lavori, perché grazie a questo lavoro qui, che noi possiamo apprezzare se andiamo a vedere questo vetro, guarda tutte le goccioline che ci sono attaccate, no? Sì. Naturalmente adesso siamo su una tarda serata, è una serata molto ventosa, quindi comunque non abbiamo un grande differenziale del richiamo d'acqua dall'esterno, no? Pur essendo ventoso, però c'è freddo, comunque è una seratina anche umida. Se tu vieni una bella giornata calda, no? D'estate, quasi qua non riesci a vedere perché si crea proprio una nebbia. Amici assaggi di vini, siamo arrivati a Bosa. Bosa è un paese molto famoso, diciamo famoso per le sue case, sono belle pitturate, un po' stile Boja a Buenos Aires, e perché si affaccia appunto sul fiume, e anche perché lo confessiamo, si fa anche qua il vino a Malvasia passiva e a Malvasia anche spumantizzata. Siamo a Modolo, vicino a Bosa, 10 minuti da Bosa. Quanto tempo fate questo? Sono 11 anni. 11 anni? Sì. E la terra ce l'hai avuta? L'hai presa in affitto? No, l'abbiamo acquistata nel 2006, e pertanto siamo alla 12ª vendemmia in pratica. Ah, e era già abitata? Era già abitata, una parte vecchia, antica, un'altra parte che aveva un'abitatura di 7 anni circa, cioè ce n'è diciamo di 3 età. Ah, quindi insomma, e infatti dopo vi fa gioco anche produrre qualcosa di diverso, ma anche nei metardi. Sì, infatti noi per una tipologia di vino preferiamo la parte superiore della vigna, quella più vecchia. Dato che ha un tessuto importante, penso che una dolcezza. Una dolcezza che parte all'inizio e ti porta alla fine, ma in maniera molto graduale. Non è mai una perdita di tempo, inteso che comunque è piacevole dall'inizio alla fine. Quando dicono lo spumante dolce per donne, no. C'è stata una dominanza.
mancanza proprio della vigoria vegetativa, e il frutto ne ha subito. La malvasia comunque ce l'ha proprio naturalmente, la nostra malvasia, la cinellatura. In caso di defogliare qualcosa, se... interveniamo con dei trattamenti a base di boro in prefioritura. E in annate normali, noi a parte quest'anno siamo quasi riusciti a farlo scomparire come fenomeno, però quest'anno è stata proprio una lotta impari. Sì. Comunque la pianta ha avuto talmente tanta acqua in quella fase, caldo, e dunque ha avuto la sua voglia di crescere. Esattamente, competizione tra le foglie e il frutto. Siamo qui dentro al castello dei Malaspina a Bosa. Di fatto è una costruzione dove all'interno ci sono delle rovine, quindi c'è poco da vedere. Come vedete, dentro il castello c'è pochissima roba, e rimangono appunto fuori queste mura che sono state anche un po' strutturate, e dove si possono vedere tutte le peculiarità della bellezza di questo piccolo paesino. Adesso l'idea è di andare ad Alghero prendendo la strada panoramica che costeggia tutta la costa e ti porterà a vedere luoghi e baie molto belle. Venite con noi e
un bel giro. You and I are working here today. Siamo arrivati qui alla spiaggia delle Bombarde, una spiaggia che compone di due spiagge, diviso appunto da un bar dove c'è una parte un po' più naturalistica, dove la gente si può sedere, si può stendere piede libera, poi c'è un impianto balneare dall'altra parte, un'altra spiaggia famosa, insomma, dei dintorni di Alghero,